Bella a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale Come va va? Io sono Andrea e oggi voglio fare un unboxing di un prodotto da gaming, ma è un prodotto anche che potete utilizzarlo e ve lo straconsiglio anche per l'uso normale del computer come Photoshop, editing o navigazione normale, semplicissima. Vi sto parlando di un mouse da gaming, ve lo faccio subito vedere. Eccolo qua, è il GXT166 della Trust. Ragazzi, è un mouse veramente eccezionale, lo sto testando in questi giorni, su Amazon lo trovate a un costo di 49,90€ scontato, ma vi do una dritta perché se siete interessati a questo mouse, solo in questi giorni, se andate alla MediaWorld lo trovate negli scaffali in offerta a 14,99€, io l'ho preso al volo. 14,99€, un prezzo veramente, neanche un mouse dei cinesi comprate a 14,99€, è qualcosa di eccezionale. Vi faccio subito vedere all'interno della confezione, abbiamo una scatola completamente rossa di velluto e poi abbiamo questo cofanettino qui in finto alluminio, dove adesso dentro non c'è niente. Può sembrare comunque un porta proiettili piombini, quelli che c'è in armeria, invece dentro abbiamo dei pesi che ora vi farò vedere. Riponiamo la scatola dei pesi perché vi faccio subito vedere che il mouse io lo sto utilizzando in questi giorni, i pesi li mettiamo qui dentro. Allora, qua c'è una rondella, ecco qua, qui c'è questa rotellina qua, se noi la giriamo e lo facciamo cadere, ecco qua, vedete? Qui è vuoto e qui dentro abbiamo i pesi. Allora, cosa servono i pesi? Serve per il bilanciamento del mouse quando giochi, così è leggerissimo. Se magari voi volete, non lo so, questa parte di metà un po' più pesante quando girate, voi lo iniziate a bilanciare con i pesi. È qualcosa di eccezionale, è qualcosa di professionale e ragazzi, già 49,90€ è un prezzo favoloso per un mouse del genere. Ma a 14,90€, se scappate subito domani alla MediaWorld lo trovate, è regalato. Quindi rimettiamo dentro questo, giriamo e voilà, abbiamo, io lo voglio pesante quindi me lo tengo così. Poi cosa bisogna dire di questo mouse? Veramente ha una forma spettacolare, nonostante io abbia la mano grossa gli cade a pennello, vedete, molto comodo. E l'altra cosa, abbiamo 12 tasti qua dentro completamente personalizzabili. Abbiamo 12 tasti che, scaricando l'applicazione direttamente dal sito della Trust, possiamo dare a ogni tasto un'azione che a noi interessa. Tipo, io ho messo qui su voilà. Io ho messo su questo, cambio la pagina, vado indietro, con questo vado in avanti. Questo e questo qui ho fatto copia e incolla, quest'altro ho messo il play e lo stop per i video, quindi l'ho personalizzato un po' come meglio credo. Quest'altro tolgo e riprendo la pagina. Poi i DP vengono segnalati dai colori, per esempio adesso voi vedete che il mio è verde, se io aumento i DP diventa viola, lo vedete la rotella? E così è più sul violetto più forte, e poi c'è il rosso, che è il massimo. Io vado indietro, lo tengo verde perché è la velocità che mi piace di più. Per cambiare invece il colore della scritta GXT e dei tastini, che adesso è verde, basta pigiare su questo tastino qui e cambiamo il colore: blu, viola, lilla, rosso, questo cos'è? Un giallo canarino, e verde che lo tengo io. Io adesso l'ho tenuto su questo settaggio. E poi l'altra cosa figa è il filo, che è di stoffa intrecciato, quindi è un filo che non si ingarbuglia, non si arrotola, ed è un mouse veramente favoloso. Ragazzi, è stupendo, io ve lo straconsiglio, andate, scappate subito alla MediaWorld e andatelo a prendere, perché per giocare ma anche per un uso quotidiano normalissimo è favoloso. Quindi vi straconsiglio questo mouse della Trust e niente, abbiamo finito i consigli per gli acquisti, spero che vi sia piaciuto il video, spero che l'avete trovato utile e se vi è piaciuto pollicione, se non vi è piaciuto pollicione in giù, iscrivetevi al mio canale e ci vediamo al prossimo video, ciao Peggy!